Ciao! Allora, ho pensato di registrare il video dei flop, in questo caso sarà il flop del mese di novembre, perché novembre, ma ci sono quelli di qualche mese. Dato che ne ho accumulati e non tanti, ma è un po' che non li faccio, ho pensato che era il caso di fare i flop. Non so se ne ho pochi perché sono troppo buona o perché sono stata fortunata e ne ho trovati pochi. Comunque ci sono e adesso ve li mostro. Il primo flop era anche ora come facessi vedere perché si tratta del doposole a novembre della Bottega Verde, si chiama Sol Protezione Più. Allora, questo ne avevo qualche campioncino e li ho provati quando c'era il sole, non certo adesso. Comunque non è quello che voglio da un doposole perché da un doposole voglio che lenisca la pelle, arrossata e che idrati. Lui è idratante, ma ce ne serve davvero tanto. Senti la pelle che scotta e serve davvero tanto prodotto. Applicato magari non quando sei scottata, ma solo hai preso il sole o sei stata al sole, quindi ti dai un attimo un'idratata. Noto che tende ad volerci tanto ad asciugare. Quindi ad assorbire, ad asciugare è uguale. E quindi pensiamo con il caldo, magari sulla pelle già non voglio niente, una cosa che non si assorbe, che resta un ticcia, non mi piace. E basta, non mi piace e sicuramente non fa per me e questo è un super bocciato che era ora di farvi vedere. Secondo prodotto flop è la crema mirtillosa della Neve Cosmetics. Io non ho trovato niente che mi piaccia di questa crema, se non l'Inci. La sua sorella, la Gianluiosa, l'ho promossa appena appena con la sufficienza. Questa proprio, la Mirtillosa, la boccio. Allora, l'Inci è buono, ok. Detto questo, comunque è una crema molto ricca, che lascia una scia bianca sulla pelle e bisogna spalmarla bene bene a modo. Comunque sia non idrata, quindi è ricca, devo spalmarla un sacco, ma non mi trovo la pelle idratata, c'è qualcosa che non va. Oltretutto il profumo è buono, ma non mi ricorda per niente un mirtillo, quindi non trovo il nesso. Credo che, oltretutto ho guardato il prezzo dal sito e mi sono segnata, 150 ml vengono 12,50 euro, visto che ci vuole tanto prodotto perché non è idratante, credo che sarebbe quasi meglio se fosse un po' più leggera come texture e adatta per le mani, perché più leggera texture potrebbe andare per le mani, per un regalo magari, ma non sicuramente per il corpo. Quindi mi dispiace perché l'Inci è buono, tutto il resto no, e io la boccio. Altro prodotto flop, perché quando faccio i flop io li faccio bene, è questo. Gloss della Essence della linea Rebel, si chiama Soft Matte Lip Gloss. Era una trend edition di qualche anno fa che io ho trovato nel cesto delle offerte da Tigotà e dei prodotti a 1 euro. Le rimanenze alla fine le mettono lì. Fortuna che l'ho trovata tra le rimanenze e tra i prodotti a 1 euro perché ho speso anche troppo. Allora, alla fine io sono testarda e l'ho finito, però il colore è questo, per me è davvero. Aspettate. Cioè, sulle labbra risulta davvero troppo chiaro e quindi tende a fare un po' sbatte tanto. Poi dovrebbe chiamarsi matte, no, di matte non ha proprio niente, oltretutto ha una formula molto cremosa che se lo applichi intanto dura niente, basta che parli va via e poi dopo tende a sbordare, quindi proprio bruttissimo perché ti resta proprio il contorno brutto brutto brutto. Dovrebbe essere un lip gloss, leggevo anche che applicato sopra un rossetto classico tende un po' a fare più chiaro il colore perché è molto chiaro e poi a renderlo matte. No, se ci applicate lo applicate sopra un altro rossetto fa i grumi, quindi proprio evitiamolo. Quindi fortuna che era un'edizione limitata, ma se
Se per caso vi capita a mano, sempre in quegli stand o nelle ceste delle offerte, lasciatelo lì, perché anche se 1 euro è troppo ed è un altro super bocciato. Prima di finire il video, l'ho trovato e adesso ve lo dico, nuovo profumo, no, è il profumo del Livre Rocher Craque Notes d'Amour, Les Toilettes. A me non piace, ma semplicemente perché è troppo dolce per me. Se a voi piacciono i profumi dolci, potrebbe piacervi. Quindi, ovviamente, prima di comprarlo, lo annusate o lo testate, come me in questo caso, che ho 2 campioni, e vi capite subito se vi piace o no. Queste erano i flop del mese di novembre, cioè del periodo. Quando ne ho qualcuno, magari è il caso che ve lo mostro subito, perché se no tendo ad andare troppo avanti, come il doposole a novembre. E spero comunque sia che il video vi sia stato utile. Ovviamente le opinioni sono super soggettive, quindi magari a voi un prodotto piace da impazzire, a me no, a voi magari sì. Magari qualche prodotto che a voi non piace, a me invece piace, mi sono arrotolata, ma si è capito il concetto. Comunque, se vi è piaciuto il video, se vi è stata utile, se vi ho tenuto compagnia, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime recensioni beauty. Io mi sto ancora pulendo questo gloss dell'Essence che non viene più via. Ed alla prossima, ciao!